con le note di Giovanni Antonecchia, giovane musicista di Termoli. Vi do il benvenuto all'edizione 2021 di Agorà. Buonasera a tutti. Ci ritroviamo in questo tempo particolare, il tempo di pandemia, soprattutto ci ritroviamo in presenza in una location molto suggestiva, il cortile del centro pastorale Ecclesia Mater. Saluto il nostro vescovo Gianfranco De Luca, che da diversi anni ha fortemente sostenuto questa iniziativa, quella dell'Agorà, che si è svolta, come sapete, per tanti anni. Ringrazio tutti coloro che nel tempo hanno partecipato in Piazza Duomo. Quest'anno abbiamo una location più intima, ma anche un po' un qualcosa di voluto per ripartire pian piano e rimetterci insieme, quindi riprendere il cammino non solo come chiesa, ma anche proprio come comunità, come intero territorio. La prima serata di Agorà è quella del martedì. Voglio ricordare che siamo in diretta su Misericordia Televisione, canale digitale terrestre 604 in Molise, 636 in Abruzzo, e ringrazio il nostro regista Don Fernando Manna. Siamo in onda in diretta anche sui nostri canali social, il canale YouTube della Diocesi e la pagina Facebook. Tutto potrà essere seguito anche in un secondo momento in differita. Quindi in questa location così particolare parte l'Agorà 2021, che ha come titolo, come tema centrale, germogli di creatività. Quest'anno abbiamo voluto scegliere questo tema, il nostro vescovo ha voluto scegliere questo tema puntando su due indirizzi, due canali, potremmo dire proprio così, o meglio orizzonte di eventi. Quello del martedì, che è come quello di questa sera, destinato un po' più a tutte le realtà che in qualche modo gravitano intorno alla dimensione della Chiesa, dell'Ecclesia. Quindi abbiamo per la prima volta, e saluto tutti i vari componenti del Consiglio Pastorale Diocesano e poi i vari rappresentanti della Curia, della Consulta dei Laici, presbiteri, tutti coloro che hanno voluto condividere questa serata. Dovevamo partire il 6 di luglio con una prima tappa di un percorso, lo ricordiamo quest'anno, che sarà tutto al femminile, sia per il martedì, come vi sto dicendo, ma anche per gli incontri del venerdì. Il martedì abbiamo un percorso che inizieremo, come dire, dalla seconda tappa, non dalla prima, perché purtroppo la prima relatrice ha avuto un piccolo problema dovuto questa volta al vaccino, quindi più che problema, diciamo, qualcosa che si proietta in positivo, e concluderà l'Agorà del 2021. Il percorso gravita intorno al nostro essere Chiesa, alla sinodalità, un tema così caro al nostro Papa Francesco che abbiamo voluto scandire in tre tappe, come vi dicevo. Per presentarle brevemente, quello del 6 luglio, che poi ci sarà il 27, quindi con un rinvio, è quello che richiama un po' alla scrittura, e come ospite avremo Rosanna Virgili, e sarà dedicato ai fondamenti biblici di una Chiesa che si coniuga a noi. Questa sera invece parleremo di comunione, di spiritualità di comunione. Per farlo abbiamo scelto proprio di chiamare una voce femminile, l'espressione di un movimento molto importante, il movimento dei focolari, movimento che è proprio espressione della nostra Chiesa, e lo facciamo con la professoressa Concetta Bonfante, che invito a salire qui sul palco. Buonasera Concetta, sei microfonata, quindi puoi tranquillamente parlare. E ricordiamo che il movimento dei focolari di recente è presente a Termoli proprio con un focolare qui in città, di cui ci potrai parlare anche poi in conclusione di strada, quando riterrai più opportuno. Concetta come aprirà la Agorà di quest'anno, e poi brevemente concluderemo questo percorso con Giulia Paola Di Nicola e con il tema del profilo mariano della Chiesa, Maria Donna del Noi. Questi sono gli incontri del martedì. È la prima sera, siamo in diretta, quindi devo fare una breve presentazione. Il venerdì invece si darà spazio ai temi del sociale, dell'economia, del prendersi cura, quindi ci ricolleghiamo anche al tema dell'anno pastorale della nostra diocesi, e avremo altre due donne che offriranno il loro contributo. Alessandra Smerilli, sottosegretario al di Castero per lo sviluppo, e Giuseppina De Simone con cura e ordine degli affetti. Agli incontri
questi dei venerdì saranno, diciamo, destinati a un pubblico più ampio e variegato, ma in ogni caso si può sempre partecipare agli incontri. Ci saranno anche dei momenti il 15 luglio, il 22 luglio e il 29 luglio con Cattedrale sotto le stelle, che prevede un concerto di musica sacra e una visita guidata a cura della Commissione di Musica Sacra della Diocesi, l'Associazione Pietrangolare e Molise Wow. Ora, diciamo, abbiamo completato queste brevi presentazioni, solo qualche nota tecnica per tutti gli intervenuti. Come vedete avete trovato delle penne, dei blocchetti, sono tutti per voi per prendere degli appunti durante l'interessantissima relazione che farà la nostra gradita ospite, e poi in un secondo momento, durante la consumazione di un aperitivo cenato che ci sarà a termine dell'intervento, potrete discutere, anzi questo è proprio l'auspicio, colloquiare, discutere, proporre eventuali domande che ci sarà possibile poi a termine dell'aperitivo. Quindi mi raccomando, con le vostre penne o con i vostri cellulari come credete meglio, scrivete, prendete appunti e poi saranno gradite tutte le domande che vorrete. La nostra relatrice ancora di più potrà soddisfare tutti i vostri temi, ciò che potete esporre. Bene, io penso di aver concluso, poi sempre per una questione di introduttiva, il 31 luglio la Cora si concluderà anche con l'inaugurazione della 14ª mostra diocesana, ma avremo modo poi per condividere tutti questi momenti. Io per il momento ho concluso, con Giovanni ci vedremo a termine dell'intervento e poi lui ci aiuterà anche durante tutto l'aperitivo. Professoressa, possiamo iniziare? Una brevissima introduzione, altrimenti dobbiamo portare un curriculum di, diciamo, un centinaio di pagine. Tu per oltre sei teologa, laureata in lettere, licenza in teologia, e per oltre 35 anni hai avuto una vasta esperienza internazionale, in quanto hai insegnato proprio nelle cittadelle del movimento dei focolari di... lo sapevo, dovevo per forza confondere... Bonpè Loppiano e Bonte in Svizzera. Eccellenza, dovevo fare un piccolo... anche se l'ero preparato per bene. Capita, anche perché ci abbiamo fatto una presentazione a braccio, quindi una vastissima esperienza, hai avuto modo di confrontarti veramente a livello internazionale con tanti esponenti, e quindi col tuo contributo iniziamo la Cora. Prego, ora tocca solo a te. Grazie, un applauso. Grazie a tutti, buonasera. Io appunto sono un po' emozionata, comunque vorrei cominciare ringraziando il Vescovo e anche gli organizzatori per l'opportunità di questo incontro. Fabrizio non ha detto che sono siciliana, quindi è da poco che sono, circa 18 mesi il focolare si è aperto qui a Termoli, quindi nella bella terra del Molise, ma ho potuto già, come dire, apprezzare tanto. Non sono molisana, però mi sono sentita accolta e a mia volta posso dire di anche conoscere abbastanza questi, come dire, anche la ricchezza che c'è in questa terra, nella sua gente, così schietta, così generosa, anche se ovviamente sono in cammino, quindi non è che posso conoscere tutte le sensibilità, perché c'è una differenza culturale di tradizione. Perché dico questo? Poi soprattutto in questi mesi, come potete immaginare, siamo stati in una realtà di lockdown per la pandemia. Però nonostante questo c'è stato un rapporto. Allora, dovendo parlare della spiritualità di comunione, pensavo che anche questa esperienza mi sembra un segno di comunione, nonostante le differenze, però che c'è un cammino da fare. Io vi dico sinceramente, permettetemi una confidenza personale, quando mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro, non conoscevo appunto, era qualcosa di nuovo, forse meglio, vero? Il primo momento ero indecisa, poi però avevo appena ascoltato le parole del Papa dell'Angelus del 13 giugno, dove lui commenta il granello di senape.
lui dice, ricordava che Gesù parla con un linguaggio facile da capire, e bisogna pensare che le cose di ogni giorno sono abitate dalla presenza di Dio. E poi diceva, bisogna avere occhi attenti per cercare e trovare Dio, perché Gesù vuole infonderci fiducia e ci chiede uno sguardo nuovo che sa vedere oltre. Poi diceva, il seme delle nostre opere può sembrare poca cosa, ma può portare, il seme di senape appunto, può portare frutto da diventare un grande albero. Allora, con queste parole, per dire la verità, mi sono sentita interpellata e ho accettato questo invito. E per questo, prima di cominciare proprio la relazione che pensavo di fare, vi vorrei fare una proposta, soprattutto noi che siamo qua, ho sentito che siamo collegati anche con Facebook, eccetera. Però, quindi, tutti, ma soprattutto noi, siccome il titolo è La spiritualità di comunione, i fondamenti di una spiritualità per una Chiesa che si declina a noi, vorrei fare la proposta di fare un'esperienza di comunione, qui, in questo momento, come un cammino, in che senso? Penso che siamo tutte persone molto impegnate, quindi che amiamo la Chiesa, quindi che abbiamo tanta ricchezza anche da condividere. Allora sarebbe bello che questo si realizzasse, appunto c'è una seconda parte, ma in che modo? Beh, io cercherò di dire le cose, appunto come diceva qua il Papa, con un linguaggio facile, cioè che sia un dono quello che dico, però anche l'ascolto che possa ritornare come un dono, con senz'altro domande a cui possiamo trovare insieme anche le risposte, ma anche con considerazioni, con esperienze che possono essere personali o di gruppo. Quindi vi vorrei invitarci. Vorremmo invitare a un momento di comunione, che sia questa un'esperienza di comunione. Allora comincio. E all'inizio del nuovo millennio, il Santo Papa Giovanni Paolo II, nella Nuovo Millennio di Unte, numero 43, scrive, scusate, fare della Chiesa la casa e la scuola di comunione. Ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia. Se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Ecco, sono parole di grande attualità che proprio tracciano il programma per una Chiesa che si declina a noi. Infatti la spiritualità di comunione non è vista come una variante momentanea o opzionale dello stile di vita della Chiesa, ma proprio come uno strumento necessario per realizzare il disegno di Dio. Scusate, la voce mi va bene. Per realizzare il disegno di Dio ed esserne testimoni fedeli nel mondo che ci circonda. Ecco, pensavo appunto stasera, accogliamo questa sfida per individuare i fondamenti della spiritualità di comunione, considerando le due parole chiavi della lettera apostolica. Grazie. Cioè, la Chiesa, scuola e casa di comunione. Allora, su questi due punti, poi una terza parte conclusiva, io articolerò la mia presentazione. Il Dio sulla Chiesa, nelle due Costituzioni, la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes, per una più profonda comprensione della natura della Chiesa e del suo compito nel mondo. Solo tre passaggi. La Chiesa è il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, Lumen Gentium 1. Quindi la Chiesa è inserita nella storia, camminiamo insieme a tutti nel mondo, come segno dell'intima unione con Dio, cioè come segno di salvezza, e la salvezza è Gesù. Poi, la Chiesa si presenta come un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
rispondere ai doveri interrogativi degli uomini. Ecco quindi il programma. Scrutare i segni dei tempi. Appunto, come dicevamo prima, oggi si vede la necessità di una Chiesa comunione. Non è solo una novità del Concilio, anche se l'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale di tutto il Concilio, ma è quello che ha voluto Gesù nel fondarla per realizzare e manifestarci il disegno di Dio. Dio è uno, unico, ma non solitario, dice il Catechismo, perché Dio è amore ed essendo da approfondire insieme. Ricapitolando, il primo fondamento di una spiritualità di comunione per una Chiesa che si declina a noi è la vita stessa di Dio, uno e trino, da conoscere, da accogliere, da vivere. E passiamo al secondo punto. Asa parla di vita di famiglia, ci porta alla nostra quotidianità, a vedere la Chiesa come famiglia, sia la Chiesa universale che la Chiesa locale. Gli ultimi papi hanno parlato molte volte della Chiesa come famiglia. E Papa Francesco, incontrando un gruppo ecclesiale, dice a proposito: una famiglia in cui tutti si riconoscono figli e figlie dell'unico Padre, impegnati a vivere tra loro e verso tutti il comandamento dell'amore reciproco, non per starsene tranquilli fuori dal mondo, ma per uscire, per incontrare, per prendersi cura, per gettare a piene mani il lievito del Vangelo nella pasta della società. La spiritualità del noi, quindi, per essere chiesa, casa di comunione, una famiglia, è necessario questo passaggio dall'io al noi, non solo a livello spirituale ma concreto, quasi un trasloco dall'io al noi. E questo richiede uno sguardo coraggioso che sa costruire la reciprocità, richiede la decisione di andare l'uno verso l'altro per realizzare un incontro e costruire appunto rapporti nuovi. Di parentela, tutti hanno valore, certo, ma qui parliamo di amore reciproco rivelato da Gesù con quel come lui ci ha amato e che dà il distintivo, per così dire, ai suoi discepoli. Da questo li riconosceranno. Le implicazioni concrete possono essere tante. E andiamo al terzo punto, cioè come fare a concretizzare nella nostra Chiesa locale. Per prima cosa, che sono i componenti di questo noi, famiglia, e tutta la comunità ecclesiana ovviamente. Mi viene l'immagine di un grande giardino, vediamoci così, un grande giardino con molteplici fiori, tutti uguali perché fiori che fanno parte del giardino, eppure tutti diversi. Su questo terreno si deve sviluppare la spiritualità di comunione, dove la reciprocità non toglie ma valorizza l'identità, la bellezza di ogni fiore, per restare nella metafora. Comunque, per restare nel concreto, è vero che non è sempre facile. Le difficoltà sono reali e sembrano a volte offuscare il cammino. Come fare? Passiamo all'altra riva. Prendo l'immagine della barca che attraversa il lago di Genezaret. L'invito di Gesù, passiamo, esprime il noi. Gesù non manda i discepoli da soli, ma è con loro. Si scatena la tempesta che scuote la barca, Gesù dorme a poppa, ma è nella barca, Gesù c'è. E questa presenza che dobbiamo cercare anche ora. Lo sappiamo, Gesù ci viene incontro in tanti modi, ma bisogna riconoscerlo. Proprio qualche giorno fa, all'Angelus, qualche domenica fa, Papa Francesco ha ribadito l'importanza di avere occhi che sanno riconoscere Gesù, liberi da pregiudizi. Occhi
occhi aperti alle sorprese di Dio, diceva il Papa, nascoste nella quotidianità. E ricordava Sant'Agostino che diceva: ho paura del Signore quando passa. Perché? Perché ho paura di non riconoscerlo. Allora, concludiamo aiutandoci ad avere occhi che sanno riconoscere la presenza di Gesù. Dove troviamo Gesù? Nella sua parola prima di tutto, quindi accoglierlo nutrendoci della parola, non solo meditarla, ma viverla, perché Gesù sia in me. Ogni parola ispirata da Dio è tutto il Verbo. Pensando poi alla spiritualità di comunione, il donarsi quanto la vita della parola opera può essere un aiuto reciproco. Poi, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me, Matteo 25, 45, Gesù si identifica col prossimo, quasi si nasconde. Quindi uno sguardo che lo sa trovare nel fratello. Poi nell'Eucaristia, qui non si finirebbe più perché è un tale abisso di amore di Dio, è nell'Eucaristia che troviamo la sorgente sempre viva per realizzare la spiritualità di comunione. Solo un accenno, pensando alle difficoltà e alle nostre fragilità. La partecipazione al corpo e al sangue di Cristo fa sì che noi ci trasformiamo in quello che prendiamo, che riceviamo, dice Leone Magno. I padri della Chiesa sviluppano tanto questa realtà. Ricordo un famoso detto di Sant'Alberto Magno, dottore della Chiesa del XIII secolo, che per me è sempre stato di grande luce. Ogni volta che due cose si uniscono, in modo che una si deve trasformare in tutto il resto, allora ciò che è più potente trasforma in sé ciò che è più debole. Perciò, siccome questo cibo possiede una forza più potente di coloro stessi che ne mangiano, questo cibo trasforma in sé coloro che lo mangiano. Infine, un'altra presenza dove trovare Gesù, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, cioè in Lui, io sono in mezzo a loro, Matteo 18:20, cioè se c'è l'amore reciproco, Gesù c'è in mezzo ai Suoi, e si realizza la sua promessa, sono con voi tutti i giorni. Quindi in sintesi troviamo Gesù nella sua parola, nel fratello, nell'Eucaristia, in mezzo a noi se c'è l'amore reciproco. E in Lui la forza e la luce per attuare la spiritualità di comunione. Ma un'ultima considerazione. Noi parliamo di spiritualità. Ogni spiritualità, sia individuale che di comunione, presenta un iter, un cammino, che non può prescindere dal suo centro, la croce. È lì il fulcro, il motore di questo cammino. È qui che si spiega quel come divino. Gesù dona tutto, anche la sua unione col Padre, se grida Dio mio, perché mi hai abbandonato. Modello di amore reciproco che va oltre il dolore, si riabbandona al Padre, Padre nelle tue mani, e frutta la redenzione. Solo un accenno. Allora, quali le conseguenze? La spiritualità di comunione, se ha come fondamento la presenza di Gesù, ci porta necessariamente ad essere concreti, liberandoci da uno spiritualismo sterile. Ci porta a mettere in rilievo il positivo delle comunità, a condividerne le preoccupazioni e le gioie. Ci porta a saper dare spazio all'altro, senza sfuggire al dolore, ma riconoscendo anche qui la presenza di Gesù crocifisso e risorto. E il frutto è sperimentare, testimoniare, portare fuori, come dice il Papa, la gioia e la luce del Vangelo. Ecco. Grazie alla professoressa Concetta Bonfante, un intervento intenso e ricco di significato. Ho preso anch'io diversi appunti, in particolare anche questo passaggio, la reciprocità non toglie ma valorizza, ma questo noi è un po' complesso da realizzare, gli spunti sono tanti, ma pian piano soprattutto come Chiesa dobbiamo imparare a essere sempre più noi
che io. Comunque, per tutte le considerazioni, ho visto che i nostri ospiti prendevano appunti, quindi ci aspettiamo diversi interventi nella seconda parte della serata. Grazie ancora per questo primo momento di condivisione, parliamo proprio di condivisione. Io invito tutti gli ospiti a accostarsi nel salone per consumare questo aperitivo cenato, ma ricordate, non è solo un aperitivo, ma anche uno spazio di confronto e riflessione su l'intervento di concetto e più in generale, no, dei temi che abbiamo inserito nella nostra agora. Nel periodo, in questo momento di condivisione, ci sarà il maestro, chiedo scusa, devo ritrovare. Il maestro Giovanni Antonetti di Terme, che ci aiuterà con la sua musica, e poi ci ritroveremo per un secondo momento, come diciamo, di dibattito e confronto insieme alla professoressa Concetta Bonfante. Intanto un forte applauso e grazie ancora. Thank you.
tra i tavoli per non solo, come diceva proprio la professoressa Concetta, per una questione anche, siamo in diretta, quindi è bene dire professoressa, non solo per delle domande ma anche per delle considerazioni sul tema della spiritualità di comunione che è così ben, ben illustrato e ha offerto tanti spunti di riflessione. Ecco a te, questo è il tuo microfono, invece prendi il microfono gelato. Bellissimo, grazie. Appunto, anche io vorrei ricordare questo, già eravamo insieme in un tavolo ed è stata proprio condivisione, quindi vorrei proprio invitare a questo, perché appunto dicevamo domande, come dicevo prima, siamo tutte persone impegnate, più che altro sono considerazioni e io penso che sono preziose. Se qualcuno cioè una riflessione, sì, sicuramente anche domande, ma anche le domande possiamo rispondere tutti, perché esprimiamo sia personalmente ma anche i gruppi che esprimiamo, è un dono, siamo la chiesa locale, quindi... Bene, ecco, io sono qui tra i tavoli, quindi chi vuole intervenire basta alzare la mano, chi vuole rompere il ghiaccio ovviamente, ecco, andiamo da Pasquale Santella, prontissimo e grazie soprattutto. Buonasera, allora dico subito, tra le parole spiritualità di comunione mi colpisce più comunione che spiritualità per l'esperienza personale, io ho incontrato diciamo il cristianesimo nell'esperienza di comunione e liberazione, quindi diciamo questa espressione mi è più cara, anche perché nacque proprio da una intuizione di Don Giussani che diceva che la liberazione dell'uomo viene dalla comunione, quindi dopo gli anni, dopo il 68. E, però mi volevo, se ci poteva fare un approfondimento su un aspetto quando ha parlato della chiesa di comunione, perché che è anche quello che mi ha affascinato, diciamo, del cammino cristiano che ho incontrato, il fatto cioè che il cammino cristiano ha un orizzonte sempre totalizzante nella vita dell'uomo, e questo io ho incontrando l'esperienza del CR, cioè il fatto che forse tanto la possibilità della propria realizzazione personale, ma anche la possibilità di una costruzione sociale fino alla politica, che spesso è un tema ostico di cui non tanto si parla, magari anche nei nostri ambienti. Invece proprio questo aspetto di arrivare fino alla costruzione sociale, addirittura politica, è un tema che la Chiesa è sempre stato presente, ma che mi colpiva. Volevo così sapere, ci poteva in qualche modo si poteva riprendere questo aspetto quando ha detto che la spiritualità del noi arriva fino a quegli aspetti, ecco, si poteva semplificare o magari fare un affondo su questa ricaduta sociale, economica, politica della spiritualità di comunione. Ma sì, sicuramente c'è un aspetto personale, cioè noi anche come persone che apparteniamo a vari gruppi, come noi, Liberazione, Movimento Focolare, eccetera, siamo inseriti nella società. Quindi è ovvio che se sono cristiano, lo sono 24 ore su 24, quindi nelle mie scelte personali. Però perché sottolineo che non è solo, quindi ci vuole senz'altro, un impegno individuale, personale e anche una formazione in questo senso. Non lasciare solo l'improvvisazione, quindi crederci alla formazione. Da dove la ricevo la formazione? La formazione ecclesiale, quindi sicuramente già nell'ambito del gruppo a cui appartengo è già una ricchezza, ricevo una buona formazione. Poi l'impegno lo devo esprimere lì, nel lavoro dove sono, nella scuola, cioè io sono un cristiano, quindi nelle scelte che faccio, nelle opinioni che do, cioè non posso ritirarmi da questo impegno. Però se io sento che alle spalle ho la Chiesa, sia il gruppo a cui appartengo, sia tutta la Chiesa, pensa che potenza che abbiamo nel portare quello, perché quello mi darà l'idea, per esempio, di un'azione appunto
a livello politico, a livello sociale. Certo, non è che tutti possiamo fare tutto, però se io sono cosciente che il gruppo è unito e tu senti tanto l'impegno, io per esempio ho insegnato tanti anni negli istituti superiori, sia oltre che nelle scuole del, come diceva prima Fabrizio, nelle cittadelle, appunto la teologia, ma anche appunto fuori, diresti, ai giovani. Per 20 anni ho insegnato lettere, italiano e storia, no? Quindi con tutte le implicazioni che questo comporta, con i colleghi e così via. Allora, e tutti sapevano che ero una cristiana, quindi mi dovevo, però io sentivo forte, diciamo, l'unità, posso dire, del gruppo a cui appartenevo e anche dei rapporti con gli altri gruppi. Per esempio a Trento abbiamo lavorato tanto con Comunione e Liberazione, anche nel fare, non solo Comunione e Liberazione, nella consulta con i vari movimenti, ma in particolare ricordo proprio in quel periodo con Comunione e Liberazione, per tante attività di testimonianza anche, perché erano gli anni 70, quindi subito dopo le Brigate Rosa, tutte quelle robe là, eravamo in quel periodo. A Trento significava andare controcorrente e ci siamo trovati uniti con i vari movimenti. Allora, in questo senso, non so se riesco a rispondere, cioè c'è un impegno personale che è fondamentale, però che è un dono anche, cioè al gruppo portare il mio impegno e io è una forza del gruppo che mi spinge ad agire. Però chissà se ci sono delle esperienze in questo senso di alcuni rappresentanti che ci sono qua. Grazie Concetta. Non so se ci sono delle esperienze in questo senso, sarebbe bello anche delle cose concrete che abbiamo vissuto. Penso che dobbiamo avere coraggio, guardate, se l'ho avuto io vi aggiungo da di là del video eccetera eccetera, sono una persona molto timida, non avrei mai parlato con un microfono, giusto per dirvi, e con un momento di comunione, però lo fai per amore, quindi anche invito se qualcuno dice ma io, sì. Ecco, ci sono delle esperienze che vogliamo condividere proprio per rilanciarsi al discorso, all'intervento di Concetta. In risposta alla considerazione di Pasquale o continuiamo con altre domande, fatemi segno. Qui c'è qualche piccola intenzione, sì, in elaborazione, ok, quindi loading, prego Don Gianfranco. Allora, si diceva che l'amore unisce e distingue. Jacques Maritain dice che bisogna distinguere per unire. Da dove cominciamo? Ma cominciamo dallo sguardo, cioè se io guardo l'altro valorizzandolo, è l'altro. Però valorizzare significa anche ascoltarlo, quindi accogliere quello che ha da dirmi, appunto. Allora, se io l'accolgo, l'altro diventa me, è dentro di me. Non l'ho rifiutato, perché l'ho valorizzato. Ecco lo sguardo d'amore. Se è uno sguardo disattento, distratto, l'altro può stare là e io sto qua. E siamo io e tu. Ma se deve diventare noi e l'altro mi interessa, diventa accoglienza. Accoglienza significa che farà parte di me e a mia volta potrò dire qualcosa che se l'altro l'accoglie, io faccio parte dell'altro, perciò ci unisce, però rimane distinto perché c'è l'altro e ci sono io. Ma nello stesso tempo siamo più arricchiti, perché se io accolgo l'altro, io non sono più quella io di prima, sono più ricca di quello che l'altro mi ha donato. E se l'altro ha accolto me, anche l'altro è più ricco. Ecco un po' come l'esperienza della vita della Trinità. Nello stesso tempo rimaniamo distinti, perché quello che puoi fare tu, lo fai tu, però lo fai tu anche con la mia idea, resti con me in te e via. Uguale, quello che posso fare io lo faccio io, ma anche con la tua opinione in me, quindi diventa tutto più ricco.
Grazie. Professoressa, in questi giorni mi sono chiesto, ecco, come accogliere, in base a quello che le ha detto, questo vivere noi in comunione, senza dare un giudizio agli altri, perché possiamo stare di fronte a delle persone, ecco, di coppie che sono anche dello stesso sesso. Quindi come accogliere anche questi fratelli in nome di Dio, perché anche questi sono fratelli, sono figli di Dio. Eh sì, è un argomento proprio oggi, no? Siamo in questa realtà molto, molto seria, molto, come dire, come accogliere è anche tanto semplice, perché quello che anche Papa Francesco, ma da Papa Giovanni Paolo, Giovanni XXIII, no? Distinguere tra un errore e la persona. Per la persona Gesù mi ha insegnato cosa devo fare, devo dare la vita. Quindi al di là di quello che fa l'operato della persona, io quella persona la devo amare fino al punto di dare la vita addirittura, quel come. Quindi non solo non la giudico, o non giudico la coppia, ma che significa la amo? Ascolto, accolgo le sue preoccupazioni, eccetera. Questo non vuol dire però che condivido magari un qualcosa, una scelta, non sono le motivazioni che hanno portato a questa scelta, può essere una malattia, può essere una poca educazione, tutto quello che vuoi, però la scelta in sé non è naturale, quindi è tutta questa discussione di questa famosa, io non voglio scendere nei particolari ovviamente della cosa politica, della, diciamo, legge. Queste scelte, cristianamente parlando, possono andare contro il progetto che è quello di Dio iniziale, dell'uomo e della donna uniti. Assolutamente, assolutamente, certo che è contro il progetto di Dio, capisci? Quindi questo io ce l'ho chiaro, come aiuto? Qua bisogna capire che tipo di, se io ho un rapporto profondo, forse posso capire anche qual è la causa che ha portato a questo. A volte possono essere malattie, appunto, ci si può curare, a volte non si sa che cosa fare. Quindi, però, ripeto, la persona la curo, la amo, eccetera, ma il fatto in sé, certo che è sbagliato. Quindi non posso, io non voglio fare né politica né niente, ma come dire, non posso accettare una legge che mi impedisce di dire dove sta la verità, capito? Anche quindi come educazione, come formazione, perché la verità è nel progetto di Dio. Se sono cristiana, ritorno all'atteggiamento, sono cristiana, anche in quello che devo dire, sarà il modo come lo dirò, soprattutto il mio comportamento, ripeto, con le persone di grande comprensione, ma non di tolleranza, mi sembra. Però qua io potrei lasciare la parola al nostro vescovo, a tutti i sacerdoti, no? Che ci possono, come dire, ma il progetto di Dio è molto chiaro, quindi se c'è un qualcosa che l'ha deviato, nel progetto di Dio c'è il peccato che ha creato confusione. Quindi se mi fa fare delle scelte sbagliate, non posso approvare le scelte. Però io qua direi, Monsignor De Luca, sto dicendo giusto? No. Arriva la considerazione, una risposta. Tanto il progetto di Dio è una possibilità che ci sta davanti. E nessuno è escluso. E nessuno è possessore del progetto di Dio se non Dio stesso. Per cui io non ho nessun diritto e dovere di giudicare gli altri, di annunciare il progetto di Dio come possibilità per tutti. Dopo che ho fatto questo, devo vivere secondo quel progetto di Dio che io ho capito, per testimoniarlo a chi magari non lo ha capito, ma che è per lui quel progetto di Dio. Nessuno è escluso, perché no. È una prospettiva che non è, diciamo, per cui questo è l'atteggiamento, penso, no? Ecco, per cui, cioè, io penso che la vocazione del cristiano è quella di vivere da redento,
e di testimoniare per quello che può nelle sue, diciamo, limiti, nelle sue fragilità, perché non è che non siamo fragili o altri sono fragili e noi no, anzi, no. Però di vivere secondo questa attenzione, di testimoniarle la bellezza, la ricchezza, no? Ecco, questo mi sembra la cosa. Questo non significa relativizzare il progetto di Dio, significa tenerlo alto, ma essere vicino ad ogni uomo, senza escludere nessuno, proprio perché il progetto di Dio è che siamo tutti suoi figli e fratelli tra noi. Quello è fondamentale. Il resto è dentro questo, no, penso che sia così. Per cui, ecco, è ovvio che poi bisogna fare in modo che, diciamo, sì, alcune storture, no, che vengono fuori da una visione ideologica o troppo individualistica, perciò il problema è quello del noi, no? Oggi siamo in una cultura pienamente, ma forse mi sto allungando, è in una cultura totalmente individualista, dove il criterio della verità sono io e quello che mi, non dico conviene, quello che mi pare giusto o che ritengo giusto, no? Ecco, non c'è la cultura del noi. Però attenzione, la differenza tra un uomo che vive nella creaturalità e un cristiano qual è? È il fatto che è redento. E la redenzione è l'entrare, l'essere immessi grazie, con la grazia, nel progetto di Dio, che è noi, non è io e nemmeno tu, è noi. È relazionare il progetto di Dio. Anche qui io volevo fare un intervento, volevo fare proprio un contributo, no? Noi dobbiamo stare attenti quando parliamo della comunione, del vivere, no? Cioè, certo, però è un dono che già abbiamo, quello della comunione. È lì dentro che viviamo la libertà, dentro quel dono. Non è una conquista nostra, la comunione sta all'inizio. Questo è scoprire di essere salvati, perché la comunione è relazione, significa che sei figlio e allora sei in relazione col Padre, sei in relazione col Cristo che è figlio, che si è fatto fratello di tutti. Se no non sei cristiano, o ancora non capisci di essere cristiano. Questo mi sembra, no? Ecco, per cui è un dono. A me piacevano quei due passaggi che lei ha fatto, che Concetta ha fatto, no? Quello del che è la contemplazione del dono. Cioè lei ha centrato su Gesù come fonte, non della comunione, ma questo significa, cioè l'entrare in quella relazione di redenzione. E poi il riconoscersi, non il conoscere, che dice il mio sforzo, il riconoscersi significa che io già lo sono, non è che mi devo riconoscere, che lo devo fare, già lo sono dentro questa realtà. E questa è la consapevolezza del battesimo, penso, secondo me. Scusate. Eccomi. Grazie eccellenza. Ci sono altri interventi anche. Intanto voglio veramente complimentarmi con la professoressa, che è stata bravissima. Ha spiegato in una maniera molto chiara, molto semplice, ed è arrivata dentro di noi, quindi accolto nel segno. Gli interventi sono apprezzabili, ma io e l'amica qui, che è una collega che ho ritrovato stasera in questa bellissima location, ci stavamo chiedendo un po' nelle nostre parrocchie all'interno abbiamo difficoltà, ecco, di avvicinarci a volte agli altri, di comunicare, di dare qualcosa, di arrivare a un interscambio.
Si fa fatica anche con il catechismo, si fa fatica anche con le persone che vivono in queste piccole realtà che già sono isolate per proprio conto, ma che lo diventano ancora di più, a parte la pandemia che ci ha isolato un po' tutti quanti. Questo volevo, cioè è stato un momento di riflessione più che altro. Come fare, come poterci avvicinare ancora di più. Quindi grazie. Grazie Nermina. Questo penso che posso rispondere io, perché devo essere sincera, è la mia preghiera quotidiana ogni giorno che vado a messa, perché anch'io mi dico questo, noi abitiamo il focolare via Maria Pagana, quindi siamo legati più alla parrocchia di San Timoteo, però siamo per tutto Molise, quindi prima potevamo girare un po' di più, però anche andando molto spesso in quella parrocchia, è molto bella del resto, qualche volta a Sant'Antonio, cioè, proprio il desiderio di conoscerci veramente, vedo quelle famiglie, dico, ma cosa si può fare? Non lo so, questa è una cosa, però è un desiderio, io prego, io sto pregando per questo. Penso però che questo momento ancora significa una piazza di comunione, di condivisione, mi sembra, no? In questo senso, quindi è un po' questo desiderio di suscitare almeno appunto questo rapporto più profondo, quindi già è un bel cammino. Penso che possiamo portarlo appunto, non è per goderne anche in questo caso, no? Di questo bel momento, ringraziamo Dio che c'è stato e io vi ringrazio anche perché vedi, si è realizzato quello che dicevamo, proprio questa possibilità di fare un'esperienza di scambio, di comunione. Portiamo questa sensibilità e vediamo, perché è bella, ci dà gioia. Quindi se ci dà gioia la possiamo realizzare a tutti i livelli, nella parrocchia, fra i gruppi. Prima parlavamo tanto, no? Io mi sono trovata, erano quasi tutte amiche della Azione Cattolica, quindi come desiderio anche di condivisione, di fare... Chissà, guardiamo le ispirazioni che ci vengono però, non sottovalutiamole, non facciamole passare, perché può darsi che sono ispirazioni dello Spirito Santo, magari sono cose piccole, però valorizziamolo, cioè noi forse, ecco gli spazi che diceva il Vescovo, la preparazione domenicale, cioè già quelli sono spazi in cui aumentarla, perché lo desideriamo in fondo tutti, perché siamo fatti per questo. È un attimo distratto per l'appuntamento. Grazie anche per questo intervento. No, abbiamo fatto un'ora, come dire, positiva, buona, con tante belle riflessioni. Se non ci sono altri interventi, possiamo concludere con un accurato ringraziamento a tutti per essere intervenuti. Davvero eccellenza, una bella serata significativa. Tutti insieme abbiamo condiviso davvero la prima tappa di questo percorso, quindi un ringraziamento in formula a noi da parte di tutti per la professoressa Concetta Bonfatti, e ti ringraziamo anche per essere stata accolta qui a Termoli con la nascita del vostro focolare che continua, si alimenta con tanti momenti davvero significativi. Prima di concludere io devo aggiornare il programma della Gorà, quindi mi dovete solo dare un istante. Solo un secondo, perché c'è stato un aggiornamento al programma, altrimenti sbaglio. Eccoci. Sì, ho risposto qualche indicazione della regia, quindi eccolo qui. Allora, quindi prossimo appuntamento, ci vediamo anche in diretta, è quello di giovedì 15 luglio con il primo appuntamento di Cattedrale sotto le stelle, con un concerto di musica sacra e visita guidata a cura della Commissione di Musica Sacra, Associazione Pietra Angolare e Molise Wow. Invece noi ci ritroveremo qui in questo luogo molto suggestivo con la stessa formula, martedì 20 luglio, con un altro momento, pensare a femmine, come abbiamo accennato nella presentazione,
e toccheremo questo tema, il profilo mariano della Chiesa, Maria, donna di lui. Lo faremo con Giulia Paola Di Nicola. L'appuntamento è sempre qui nel cortile del centro pastorale Caesia Mater alle 20:45 con la stessa formula. Grazie ancora a tutti gli intervenuti, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sui canali social di Misericordia Televisione e la Corà della Diocesi di Termoli Larino 2021 continua. Grazie a tutti, un saluto con un caloroso applauso.